Carissimi tutti, in questo giorno radioso le autorità ecclesiastiche mi hanno concesso l'onore di commemorare il nostro illustre concittadino, Monsignor Giuseppe Pullano, vescovo di Patti nel 60° anno dell'ordinazione episcopale, giugno 1953. Giugno 2013. L'ordinazione gli fu conferita con la dovuta solennità prevista dal pontificato romano, allora in uso, da Sua Eminenza il Cardinale Giovanni Aleotto Pizza, prefetto della Congregazione dei Vescovi, assistito da due vescovi coordinanti. Monsignor Giovanni Fiorentini, arcivescovo di Catanzaro, e Monsignor Armando Farsi. Monsignor Giuseppe Pullano, primogenito di due fratelli, nacque in questa casa, in questo piccolo paese di montagna, in mezzo a verdi colline e profumo della ginestra, l'11 luglio 1907, da Santa e da Estarini Marino. Dopo 2 giorni ricevette il sacramento del battesimo dall'indimenticabile arciprete Don Salvatore Mazzucca nella nostra chiesa parrocchiale, e gli vennero imposto i nomi di Giuseppe, Nicola, Pio, e dallo stesso arciprete, all'età di 6 anni, ricevette la prima comunione. Il 25 giugno 1916 fu cresimato dal vescovo Monsignor Pietro Di Maria. A 6 anni cominciò la scuola elementare nel nostro piccolo paese, nella parrocchia frequentò il catechismo, dove fu formato dallo zelante arciprete Mazzucca. I suoi genitori, anche se non ricchi, erano onesti e laboriosi, ette a scuola di tale virtù educarono i propri figli. Passò i primi anni in compagnia dei suoi cari e di suo fratello Mario, poi scomparso prematuramente nei bombardamenti su Catanzaro durante la Seconda Guerra Mondiale, lasciando la giovane sposa con 2 figlioletti in tenera età. Monsignor Pullano frequentò il seminario di Catanzaro con Monsignor Virgilio Tarantino, suo coetaneo e collega d'ordinazione sacerdotale, avvenuto nell'agosto del 1930 per mano dell'arcivescovo Monsignor Giovanni Fiorentino. La sua prima messa fu celebrata nella nostra cappella del Santissimo Rosario, essendo un novello sacerdote iscritto. Fu inviato come rettore nel seminario di Squillace e di seguito fu arciprete nella parrocchia di Gimigliano, dove si fece promotore della costruzione del nuovo santuario di Porto e di altre opere. Nel 1953 fu nominato vescovo dei Patti da Sua Santità Pio XII e lì iniziò subito la sua grande opera apostolica. Il 27 luglio 1953, prima visita ufficiale a Pentone del nostro concittadino Monsignor Giuseppe Pullano, accolto dal popolo tutto al suono delle campane e della banda musicale, accompagnato processionalmente dal monumento dei caduti alla chiesa parrocchiale. Il discorso di circostanza fu tenuto dall'arciprete Virgilio Tarantino. Per ricordare il fausto avvenimento, il popolo pentonese regalò al prelato l'anello vescovile. Fu ricevuto più volte dai vari pontefici. Sua Santità Pio XII, 30 dicembre 1957. Sua Santità Papa Giovanni XXIII,
4 ottobre 1960. Sua Santità Paolo VI, 15 dicembre 1971. Partecipò ai lavori del Concilio Vaticano II, 17 ottobre 1964. Siamo orgogliosissimi di commemorare in questo lieto giorno il nostro nobile concittadino che ovunque ha portato alto il nome della sua pentola. Il suo operato spirituale e materiale è stato descritto ampiamente dal sacerdote Basilius Calise e da Monsignor Rosario Giordano, il quale